Hi, this video is in Italian, but you can find the English translation under this video on my YouTube channel. E fin qui ci siamo arrivati. Oggi è l'ultima giornata della Museum Week, giornata dedicata alle parole per il futuro, per le nuove generazioni e per ciò che verrà. È stata una settimana fantastica, faticosa per certi aspetti perché io non sono abituato a stare tutto il giorno attaccato ai social, ma una settimana ricca di soddisfazioni e non pensavo fosse tale. Ho la fortuna di essere stato trascinato in questa avventura dal Museo della Canapa e ho la fortuna di avere tante opere in vari spazi museali. Questi musei fanno una cosa molto importante ed è il motivo per cui ho aderito con entusiasmo a questa settimana. Loro promuovono la cultura e cercano di diffondere, coinvolgendo il pubblico nella cultura. Quindi sono musei che non sono più scrigni di opere derivate da conquiste di guerra e quindi scrigni freddi, ma sono scrigni propositivi di bellezza. Ed è questa che in fondo noi abbiamo bisogno. Le mie parole, il mio messaggio per le generazioni future è che voi siate artisti o che voi siate semplicemente il pubblico che usufruisce dell'arte, cercate sempre di far prevalere la passione. Mai fare l'artista a scopi commerciali. Forse fate successo e forse fate anche soldi. Ma la soddisfazione più grande è quella di continuare con passione a fare arte, con passione a fare le collezioni, con passione a diffondere, come i vari musei con cui ho collaborato e spero di collaborare anche in futuro fanno tutti i giorni, perché questo è veramente importante. Una persona che ha cultura e che ha passione è una persona che è sempre libera e fondamentalmente io ciò che ho imparato in tanti anni di carriera è che se le cose le fai con passione alla fine sei anche felice. Quindi la felicità poi alla fine è una cosa che tutti rincorriamo ogni giorno e quindi questo è il mio messaggio per le generazioni future. Alla fine io ringrazio veramente tutti quei musei che questa settimana, avendo le mie opere nelle biblioteche o nelle loro vere e proprie collezioni, hanno interagito con me e sono stati chiamati in causa da me e tutti coloro che hanno seguito tutta la settimana di questa Museum Week. Adesso, da domani, ricomincio col mio iter normale. E spero di risentirvi presto e spero di risentirvi felice. Ciao a tutti!